Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, di fronte per il secondo turno preliminare playoff Pescara Juventus Under 23 per accedere alla fase nazionale. Biancazzurri, basta il pareggio al 90esimo, ancora out D'Agasso, centrocampo Cascione, sceglie Franchini, Tugliov parte dalla panchina, davanti Cangiano preferito ad Accornero. Nella Juve Under 23 rientra la squalifica di due giornate Simone Guerra, questa è la prima azione, il gol della Juventus al sesto del minuto del primo tempo, fanno quello che vogliono i giocatori bianconeri, si oppone così come avete visto Tugnov alla prima conclusione, poi Sekulov, troppo spazio il suo destro al volo, deviato dallo stesso Messic con la palla che infila il portiere Plizzari, incolpevole nella circostanza. Guardate, fanno tutto quello che vogliono i giocatori bianconeri in area di rigore biancazzurra, senza un minimo di pressione, senza un minimo di grinta. Poi c'è questa fiammata, Merola dentro per Cupone, la respinta di un difensore, arriva Aloy, altra respinta di un giocatore bianconero, e dunque qui la squadra di Brambilla si salva. L'autore della respinta finale è stato Comenenzia, che ha salvato di fatto a parte il risultato, però insomma la Juve fa molto di più, anche se in questo caso Cangiano ha una buona intuizione, va a rubare palla, poi il tentativo di Merola con la sfera che viene deviata e bloccata dal portiere della Juventus D'Affara, poi il tentativo qui, il destro di Cangiano con la deviazione di un giocatore della Juve, la palla viene deviata in calcio d'angolo da D'Affara che si distende e sventa, tifoseria biancazzurra inquadrata dalle telecamere. Poi siamo qui nel secondo tempo, il sinistro di Merola, la palla termina di poco a lato, naturalmente queste sono le azioni principali della partita, ma la Juventus Under 23 ha dimostrato una organizzazione nettamente superiore rispetto a quella del Pescara, è mancata la grinta, è mancata, o meglio, il Pescara ha giocato troppo sotto ritmo. Qui ci prova Asa, Luis Asa, talento italo-albanese, con la palla che sfiora l'incrocio dei pali alla destra del porta, difesa da Plizzari, 87esimo, entra anche Tugnov, c'è questo spunto di Cupone che viene rimontato però da Pedro Felipe, 88esimo, siamo al 90esimo, guardate, il pallone viene recuperato dal giocatore della squadra di Brambilla e poi il destro al volo del numero 17 Simone Guerra, sono 16 gol in campionato per il non ancora 35enne attaccante che rientrava dal doppio turno di stop causa squalifica, il tentativo prima di Damiani, la respinta di Brosco, la palla si alza e al volo Guerra fredda l'estremo difensore biancazzurro Plissari, siamo al 94esimo, sono 6 minuti di recupero, 0-2, di fatto non ci sono più speranze, però c'è questa buona opportunità della Pescara con un destro, non riesce a dare potenza da parte di Cupone, e poi al 96esimo, oltre il recupero, c'è questo sinistro da posizione decentrata di Milani, forse una deviazione inganna D'Affara che devia il pallone, anch'egli il portiere della Juventus Under 23, questo è il quarto gol in campionato per Lorenzo Milani, 1-2, ancora un minuto, però il Pescara perde banalmente palla, c'è il contropiede di Mangula entrato in corso d'opera al 98esimo, la rete dell'1-3, poi Mangula va a esultare insieme ai suoi compagni sotto la curva nord, si accende un parapiglia, insomma un finale increscioso, verranno espulsi Pedro Felipe Sasadelli che è entrato in corso d'opera negli ultimi minuti della partita, finisce così 3-1 per la Juve Under 23 che accede agli ottavi di finale. Per il Pescara una uscita di scena davvero mesta, a Pescara Juventus Under 23 batte Pescara 3-1.